Ti consideri una persona intuitiva? Beh, lo vediamo assieme attraverso questo video e ti ricordo che tra pochissimo inizia la Nezza Academy. Vengono a breve pubblicati i corsi e tutto quello che segue. Quando parliamo di intuito, parliamo di una capacità che può apparire di tutti e di nessuno. In realtà è una qualità che tutti hanno e che tutti se la proibiscono. Perché? Perché viviamo perennemente nel controllo. Ognuno di noi dovrebbe fare un bilancio della propria vita, di se stessi, e di capire quanto il sistema muscolare e il sistema nervoso è contratto. Parlo di quella parte anche microscopica di noi stessi. Perché? Perché l'intuito non ama un territorio, chiamiamolo così, il nostro corpo, che è teso. È un intuito un po' distorto, è un segnale che ci arriva che non è dei migliori. Qual è la base dell'intuito? Beh, un po' tutto il corpo, dicevo, ma anche tutto il campo energetico. Ma ci sono dei punti che vedremo poi alla fine sui quali dover intervenire sarebbe un nostro dovere. Perché? Perché tutti noi dovremmo sviluppare di più l'intuito, ma non per avere intuizioni, punto, ma per migliorare i rapporti tra noi e gli altri, perché l'intuito ha bisogno per l'appunto di un campo energetico fatto in un certo modo. Esiste un principio numerologico secondo il quale, quando parliamo di intuito, parliamo, pensa un po', dello stesso numero che rappresenta il tuo rapporto fra te e tua mamma. Dobbiamo guardare anche alla storia genealogica per capire un po' qual è il nostro livello di intuito, perché quando parliamo di, e ancora non l'ho detto, del numero 18, ebbene il 18, che è la sete di mamma, guarda a come sono andati i fatti in genealogia. Quando abbiamo una storia genealogica dove ci sono state donne che sono rimaste vedove, beh, lì le donne hanno dovuto fare anche da padre quando avevano prole, e parliamo di periodi come la guerra, dove c'erano anche stenti, perché anche quello va tenuto in considerazione. Ebbene, situazioni del genere hanno mascolinizzato quella che è l'immagine della donna, e tutto questo ha ridotto l'energia di quello che è il femminino. Allora, precisiamo anche un particolare: i discendenti ne pagano le conseguenze con una genealogia di questo genere, e quindi se tu oggi hai difficoltà ad avere intuito, dovresti chiederti: ma quanto la mia genealogia ha avuto padri assenti, che non è il tuo di padre o il papà di tua mamma? Sto parlando di generazioni e generazioni, andiamo anche oltre la decima, che ci può influenzare. E la cosa importante da tener presente è che i discendenti sono arrabbiati proprio perché gli è stata proibita questa energia, questa specifica energia. Quando i discendenti accusano le proprie madri, e parlo quindi di più generazioni, non è un'accusa diretta esclusivamente alla propria madre, beh, a quel punto l'energia tende a peggiorare le cose. Perché? Ma è semplice: quando noi abbiamo una reazione negativa tra il soggetto discendente, te per ipotesi, e le donne in genealogia, che non vuol dire come sta andando con te, con tua mamma e via dicendo, ma come va a livello sottile, come è andata l'infanzia soprattutto, come andava tra tuo papà e tua mamma, e quanto ti sei messa in difesa di tuo padre involontariamente e o di tua madre. A quel punto questa accusa che si mette in moto genera un allontanarsi degli altri, ma anche un allontanarsi dell'abbondanza. È un principio, un ordine che esiste nell'inconscio. Più la genealogia è appesantita da padri assenti e dobbiamo andare su, più le donne, soprattutto discendenti, diventeranno, si dice, territoriali, e avranno bisogno di avere
diciamo così, il bisogno di dominare nel territorio. Non sto dicendo che tu stai dominando qualcuno, ma è un programma a livello inconscio dove tendi involontariamente, per esempio, ad attirare l'uomo sbagliato, tanto per fare un esempio, o la donna sbagliata. E tutto questo tu però puoi metterlo in ordine. Ebbene, come si fa? Qual è la soluzione? La soluzione è prima di tutto lavorare sulla parte del nostro corpo che ho citato prima, il sistema muscolare e il sistema nervoso. Devi cominciare, per esempio, a meditare di più, devi cominciare a rilassare di più il corpo. Io, per esempio, tendo, nonostante il tempo tirato, a meditare, pensate, quando ho terminato tutte le mie ore di lavoro. Quello è il mio momento, sempre che non mi addormento prima, in cui mi dedico di più, però sono piuttosto costante, cioè che vada male è 15 minuti, proprio che vada male. E dobbiamo osservare una serie di punti del nostro corpo, cominciare a percepirli e che adesso io ti vado ad elencare. Uno è l'addome, lo devi rilassare. Poi il cuore, l'energia del cuore lo devi dare per scontato che esiste, che è lì che respira. E poi la fronte, il terzo occhio e la parte qui in alto, cioè il settimo chakra. Ma non è questione di settimo chakra, è proprio questione di posizione, perché è tutta questa parte che viene coinvolta, te lo dico per esperienza personale. Tu cosa dovresti fare? Rilassare il tuo corpo, e attenzione, non devi star lì un'ora nel tentativo di rilassarlo, è sufficiente qualcosa fatto anche da seduti. Lo rilassi. Rilassi principalmente l'addome, cominci a rilassare il terzo occhio, perché si può rilassare anche il terzo occhio, devi semplicemente portarci l'attenzione. Dopodiché cominciare a percepire anche tutta questa parte, dicevo, della tua testa. In quel mentre noterai che cosa? Che il respiro comincia inevitabilmente a rallentare. Rallentare, cerca di non farlo in un momento in cui sei arrabbiata come persona, perché è un po' controproducente. In quel momento pensa un po', vai a migliorare, lo anticipavo prima, i rapporti che hai con gli altri. Magia del destino, vai a migliorare persino la tua predisposizione all'abbondanza, perché tutto, quando si parla di inconscio, ma ci sono un sacco di cose che si incrociano tra loro, cose, perdonate, c'è un pelo del cane che mi è caduto sulle labbra. Bene, dedica qualche minuto al giorno, non devi fare tantissimi minuti, però una cosa è importante, mi raccomando, mettila in azione. Quando noti che l'addome si contrae anche leggermente, rilassalo, è lì la chiave. Continua a tenere l'attenzione su quelle altre parti che ti ho elencato, ma rilassa continuamente l'addome. Non deve essere una cosa estrema, è sufficiente che tu lavori anche progressivamente, ti sentirai anche un po' più calma come persona e un po' in pace con gli altri, e magia delle magie, attirerai persone migliori. Ricordo a tutti che in descrizione c'è il link per avere un incontro privato e personale con me. Skype, Messenger, Meet, Zoom, insomma, scegli tu, e compilando il modulo una mia collaboratrice ti darà tutte le informazioni necessarie per un incontro privato e personale, dicevo, con me. Il giorno in cui ci incontriamo io ti farò un elenco di obiettivi, tu mi dirai sì, voglio raggiungere quell'obiettivo o quell'altro, mi dirai tu, insomma, e in realtà andremo a lavorare un po' su tutto. Perché? Perché gli obiettivi si intrecciano tra loro, magia delle magie, funzioniamo così, e attraverso i miei strumenti io ti darò una mano nel raggiungere il tuo obiettivo, prendendoti manina a manina con un percorso dove verremo fuori dalle tue problematiche, raggiungendo quello che tu desideri. Ma mi raccomando, dacci dentro quando sarà il momento, perché ti darò da fare alcune cosine. Un grandissimo abbraccio a te che mi hai seguito dal vostro fabionezzac.net e dal vostro nezzacademy.net.